tutti, oggi facciamo il risotto allo zafferano. Per preparare questo piatto ci serviranno 320 g di riso Carnaroli, un cucchiaino di zafferano in pistilli, mezza cipolla dorata, mezzo bicchiere di vino bianco, un litro di brodo di carne, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, sale fino e per mantecare 80 g di parmigiano e 75 g di burro. In una pentola versiamo l'olio, aggiungiamo le cipolle tritate molto finemente. E facciamo appassire per 5 minuti circa. Successivamente aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per un paio di minuti. Sfumiamo col vino bianco. Lo lasciamo evaporare, procediamo con la cottura del riso. Aggiungiamo poco brodo alla volta. Continuando sempre a mescolare. Lasciamo cuocere il nostro risotto a fuoco basso. Quando il riso è quasi pronto, uniamo il liquido dove precedentemente abbiamo sciolto lo zafferano. Mescolando bene. Terminata la cottura, spegniamo il fuoco e mantecchiamo con burro e parmigiano. Voilà, leger son fait, il mio risotto allo zafferano è pronto. Proprio buono, provatelo.